Tra il 1583 e il 1585, Giordano Bruno visse a Londra, ospite dell'ambasciatore francese in Inghilterra. Bruno era nato nel 1548 a Nola, in Campania, e aveva quindi 35 anni quando giunse in Inghilterra. Gli anni inglesi furono i più fecondi della sua maturità filosofica e nel giro di poco più di un anno egli scrisse i suoi principali dialoghi. Sono tutti testi scritti in italiano e non nella usuale lingua latina da lui utilizzata durante il precedente soggiorno in Francia e i successivi anni vissuti in Germania. In Inghilterra l'italiano era infatti una lingua praticata dall'élite e la stessa regina Elisabetta poteva conversare in italiano. Dei quattro grandi dialoghi inglesi, della causa, principio et uno, è il dialogo di argomento ontologico, mentre la Cena delle Ceneri è un dialogo cosmologico, dell'infinito universi e mondi è naturalistico, di eroici furore morale. Si tratta però di una catalogazione imperfetta, poiché in ogni dialogo sono contenute anche le dottrine principalmente esposte negli altri. Lo stile dei dialoghi bruniani è variegato. Oltre all'utilizzo di sonetti filosofici e di immagini, Bruno si serve di molteplici registri, dall'ironico al satirico, al concettuale, all'invettiva, con uno sporadico ricorso a qualche volgarità. Egli stesso nel proemio alla Cena delle Ceneri dice che l'opera, dove sa di dialogo, dove di commedia, dove di tragedia, dove di poesia, dove d'oratoria, dove lauda, dove vitupera, dove dimostra e ti insegna, dove ha or del fisico, or del matematico, or del morale, or del logico. Della causa, principio et uno è il frutto di un grande sforzo che Bruno fa di produrre una nuova filosofia che superi la visione aristotelica dell'essere e del mondo, utilizzando, ma non seguendo fino in fondo, le indicazioni provenienti dalla tradizione neoplatonica, con particolare riferimento alle più recenti proposte di Ficino e Cusano. Di Cusano, soprattutto nella seconda parte dell'opera, Bruno utilizza diverse metafore che nel cardinale tedesco avevano lo scopo di alimentare una meditazione del Dio cristiano trascendente, ma che in Bruno diventano espressione della realtà naturale. Questa divinizzazione del cosmo o naturalizzazione del divino avviene tenendo in considerazione soprattutto le suggestioni della filosofia presocratica, riprendendo e ampliando una tendenza già manifestatasi in Telesio. In Bruno la ripresa del pensiero presocratico è complessa e non limitata al naturalismo, ma si apre anche all'influsso del monismo eleatico. Come altri dialoghi italiani, questo si apre con un'epistola proemiale dedicata all'ambasciatore francese Castelnau, che lo aveva anche protetto dalle accuse che in molti avevano indirizzato a Bruno dopo la pubblicazione della Cena delle Ceneri, in cui il Nolano aveva messo alla berlina il tradizionalismo di ambienti importanti della cultura universitaria inglese. Nell'epistola vi è anche il tema più generale di quelli che Bruno definisce gli ingiusti oltraggi che egli spesso ha dovuto e deve subire a causa dell'invidia di ignoranti, scrive lui, la presunzione di sofisti, le detrazioni di malevoli, la mormorazione di servitori, mentre egli si sente favorito dagli dèi nella sua ricerca di una difficile e scomoda verità. Il proemio contiene anche un riassunto degli argomenti dei cinque dialoghi che seguono, i quali sono preceduti anche da cinque sonetti, tre in latino e due in italiano. Il primo in latino, dal titolo in italiano Ai principi dell'universo, è un'invocazione affinché il sole gli permetta di avanzare nelle tenebre e scorgere le verità nascoste, anche se si dovrà poi mostrarle a quello che viene definito un tempus avarum, come quello del suo secolo. Il secondo breve sonetto latino, dal titolo Al proprio spirito, è un'anticipazione di ciò di cui tratteranno gli eroici furori, vale a dire l'ascesa della mente a Dio. Il terzo è dedicato al tempo, la cui azione appare ora distruttiva, ora costruttiva, ma non ha potere sui principi primi della realtà. Il quarto sonetto dell'amore in italiano è un'invocazione a quel sentimento, amore o furia, che è necessario per raggiungere la verità. L'ultimo sonetto, senza titolo, invoca la causa, principio et uno sempiterno di cui tratta il dialogo. Bruno ribadisce che tutti gli ostacoli che gli altri gli frappongono, scrive, non farà mai che il mio bel sol non miro.
Al primo dialogo partecipano Filoteo, cioè Bruno, che usa spesso questo pseudonimo forse in onore del suo primo maestro napoletano, Teofilo da Varano, poi Elitropio, forse l'umanista inglese John Florio, e Armesso, forse il medico inglese Matthew Gwynne. Questo primo capitolo dialogo è stato scritto separatamente, dopo la conclusione degli altri quattro, come si dice anche alla fine di questa parte, quando Filoteo offre in lettura ai suoi interlocutori il resto dell'opera. Anche il suo contenuto è differente rispetto all'intera opera, poiché vi si parla soprattutto delle critiche e delle invettive che Bruno aveva subito in Inghilterra dopo la pubblicazione della Cena delle Ceneri, che, si dice nel testo, giunsero fino a minacciare fisicamente i membri dell'ambasciata francese. Una delle critiche che Bruno avanzava nei confronti degli universitari inglesi era la loro pedanteria, la quale è anche una polemica ricorrente e continua nelle opere di Bruno, e che egli vede spesso concretizzata negli eccessi di filologismo ed eloquenza degli umanisti. Preannuncia infatti Armesso ai suoi interlocutori, accomunando l'inutile ricercatezza umanistica alle complesse pratiche alchemiche: vi farò udir parole che non bisogna discifrarle come poste in distillazione, passate per l'ambicco, digerite dal bagno di Maria e sublimate in recipe di quinta essenza. Su domanda di Armesso, Filoteo poi ammette di avere un profilo morale paragonabile a quello di un filosofo cinico. Si tenga conto che in epoca rinascimentale la conoscenza e l'apprezzamento delle filosofie ellenistiche si era cresciuta soprattutto dopo la traduzione in latino delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, effettuata dall'umanista Traversari nel 1433. Ed Erasmo da Rotterdam, un autore molto apprezzato da Bruno, aveva già tessuto l'elogio di Diogene il cinico. Filoteo Bruno entra poi nel merito delle sue critiche, negando di aver voluto attaccare in toto la cultura inglese, ma di aver voluto stigmatizzare una certa tendenza che ai suoi occhi appariva negativa, e cioè quella di alcuni importanti umanisti superficiali che rigettavano la tradizione medievale inglese. E in nome di un purismo filosofico malinteso, e anche, noi sappiamo, sulla base di un puritanesimo religioso avverso alle complicatezze filosofiche, si rifacevano ad un aristotelismo detto antico e vero. In effetti, ad Oxford era stata emanata in epoca Tudor un decreto che ordinava di accantonare i filosofi scolastici e di tornare all'originario pensiero di Aristotele. Un caso emblematico di come il rifiuto del Medioevo fosse alla fine regressivo, poiché portava ad esempio gli avversari inglesi di Bruno nella Cena delle Ceneri a negare il copernicanesimo eliocentrico di cui invece Bruno si faceva araldo. Di questa pedanteria anacronistica, dice Filoteo, anche l'Italia è piena e non è tipica solo dell'Inghilterra. Al contrario, egli tesse le lodi delle capacità speculative dei monaci oxonienzi trecenteschi, come Duns Scoto, che diedero risultati maggiori di quanto riescano a fare i pedanti con, dice Bruno, tutta la loro ciceroniana eloquenza et arte declamatoria. Per cui, aggiunge, essi sono molto versati circa le dizioni e nomi e non sono solleciti delle cose. Infine, Filoteo giudica opportuna passare alla lettura dei restanti quattro dialoghi dell'opera, di cui presenta i partecipanti, soffermandosi sulla descrizione satirica di quel dialogante che si chiama Polimnio, dal nome della musa Polimnia, che racchiude in sé tutti i difetti del pedante ottuso, ma che ciononostante si crede un Giove, scrive Bruno, che dall'alta specula remira e considera la vita degli altri uomini soggetta a tanti errori, calamità, di miserie e fatiche inutili. Quello che qui Bruno mette in scena è in verità un personaggio di seconda schiera, capace solo di imitazioni dello stile altrui e di citazioni latine, privo di ogni intelligenza propria. È quindi giunto il momento, dice Filoteo, di uscire da queste ragioni teoriche, nozionali e grammaticali e venire alle naturali, reali e pratiche. Al secondo dialogo, in realtà il primo vero e proprio sull'argomento dell'opera, partecipano
Partecipano dunque, oltre al citato pedante Polimnio, Aurelio Dixono, cioè Alexander Dixon, che aveva da poco pubblicato un testo di mnemotecnica impostato in modo simile al trattato che Bruno aveva pubblicato a Parigi, vale a dire il De Umbris Idearum, poi Teofilo, alias Bruno, ed il personaggio di fantasia Gervasio, un profano nelle faccende filosofiche ma interessato ad assistere, dice Bruno, a discussioni di tal genere. L'esordio del secondo dialogo è già teoreticamente denso, poiché Dixono e Teofilo convengono subito su una verità di origine aristotelico-scolastica esposta in modo inverso a quella tradizionale, e cioè che ogni cosa che non è primo principio e prima causa ha principio e ha causa, vale a dire che tutto ciò che esiste ha una causa, cioè è prodotta da altro, tranne la causa prima, che è evidentemente incausata. Teofilo aggiunge una questione che nel dialogo non sarà approfondita, vale a dire la questione della conoscibilità della causa prima, la quale è definita difficilissima anche in vestigio, cioè anche se si tiene conto dei suoi effetti, cioè del mondo naturale. D'altra parte, anche le cause prossime non sono agevoli da reperire, e le dimostrazioni effettive sono in genere problematiche, mentre più facile è la teoria della dimostrazione. Teofilo precisa subito che la sua trattazione sarà quindi strettamente filosofica, e dice che non si richiede dal filosofo naturale che ammeni tutte le cause e principi, ma le fisiche sole, e di queste le principali e proprie. Dunque, benché sia evidente una dipendenza delle cose naturali da un primo principio e che tutto deriva dalla sua volontà o bontà, la filosofia naturale non è in grado di descriverlo compiutamente, come chi vede la statua non vede lo scultore. Ecco dunque, scrive Bruno, che della divina sostanza, sì per essere infinita, sì per essere lontanissima da quegli effetti che sono l'ultimo termine del corso della nostra discorsiva facultade, non possiamo conoscer nulla, se non per modo di vestigio, come dicono i platonici, di remoto effetto, come dicono i peripatetici, di indumenti, come dicono i cabalisti, di spalli o posteriori, come dicono i talmudisti, di specchio, ombra ed enigma, come dicono gli apocalittici, cioè i Vangeli. Anzi, di più, scrive ancora Bruno, perché non veggiamo perfettamente questo universo di cui la sostanza è il principale e tanto difficile ad essere compreso, avviene che, assai con minor ragione, noi conosciamo il primo principio e causa per il suo effetto, che a pelle per le sue formate statue possa essere conosciuto, perché queste le possiamo vedere tutte ed esaminare parte per parte, ma non già il grande e infinito effetto della divina potenza. Bruno rompe in questo modo la continuità concettuale tra divenire e motore immobile che caratterizzava il razionalismo induttivo di Aristotele e San Tommaso e aderisce ad una visione del divino che unisce alla imperscrutabilità del primo principio, tipica ad esempio del volontarismo tardo scolastico, o all'uno come superessere plotiniano e ermetico, la piena naturalità della sua esplicazione materiale, come vedremo. Questo Dio, separato dal mondo e tuttavia pienamente immanente, è forse una delle più originali dottrine bruniane e uno dei suoi contributi essenziali alla storia dell'ontologia. Poste queste premesse, Teofilo chiarisce che non farà della teologia, anche perché si tratta di argomenti superiori ad ogni senso intelletto. Egli giudica comunque degni di lode coloro che si sforzano di cogliere la prima causa e indica come via principale quella astrale. Egli afferma infatti che questi magnifici astri e lampeggianti corpi sono tanti abitati mondi e grandi animali et eccellentissimi numi. Mescolando dunque temi fisici e astrologici sulla scorta del Timeo di Platone, che pure viene citato, ma anche di temi simili che ricorrevano in molta parte della cultura umanistico-rinascimentale, Bruno qui avanza l'idea che gli astri siano viventi e di tipo speciale, semidivini, poiché pur essendo dissolubili come tutti i viventi, probabilmente non si dissolvono mai, come Bruno chiarisce meglio in altre sue opere. Non solo, è necessario, egli scrive, che conoscano principio e causa, e conseguentemente con la grandezza del suo essere, vivere ed operare. Mostrano e predicano in uno spazio infinito, con voci innumerabili, la infinita eccellenza e maestà
del suo primo principio e causa. Si tratta di tesi vicine a quelle già sostenute da Ficino e sono anche evidenti alcune rivoluzionarie convinzioni cosmologiche bruniane, quale l'infinità dell'universo e dei mondi che lo compongono, su cui si concentrerà un altro dialogo di questo periodo, cioè appunto dell'infinito universo e mondi. Sul piano teologico, al filosofo naturale, però, dice Teofilo, basta moralmente e teologalmente conoscere il primo principio in quanto che i superni numi hanno rivelato e gli uomini divini dichiarato. Dunque, gli aggiunge, si parlerà della esplicazione del primo principio nella natura. Giunge allora una domanda metodologica di Dixono, che chiede se causa e principio siano sinonimi. Teofilo risponde di no, e fa intendere che il principio rimane intrinseco alla cosa, mentre la causa è una produzione fatta esteriormente. Quanto al principio, egli fa degli esempi esplicativi. Il punto è principio della linea, ma non è causa di quella. L'istante è principio dell'operazione. Le premesse sono principio dell'argomentazione, non sono causa di quella. Ne deduce poi che, delle quattro cause aristoteliche, che egli evidentemente riconosce e ammette, materia e forma sono in realtà dei principi, perché rimangono nell'ente, mentre la causa efficiente e il fine sono cause propriamente dette. Dio, aggiunge Teofilo, è sia principio che causa. Principio, in quanto tutte le cose vengono dopo di lui, per natura, tempo e dignità. Causa, in quanto resta anche separato dai suoi effetti. A questo punto viene affermata da Teofilo la verità principale che il dialogo offre. La causa efficiente del mondo è l'intelletto universale, di cui l'anima del mondo è la forma. Dixono fa al proposito un interessante commento e paragona l'affermazione di Teofilo alle teorie di Empedocle. In realtà si tratta di una similitudine possibile con la dottrina del nous ordinatore del mondo fisico avanzata da Anassagora, ma che Diogene Laerzio aveva erroneamente attribuito ad Empedocle, il che dimostra che Diogene Laerzio fosse una fonte privilegiata di Bruno nella sua conoscenza dei presocratici. Tra l'altro, mentre la maggior parte degli umanisti aveva preferito valorizzare soprattutto le filosofie ellenistiche, nel caso di Bruno vi è anche una notevole apertura nei confronti del naturalismo presocratico. Come vedremo, il dialogo che stiamo analizzando rappresenta infatti il tentativo di sostituire all'immagine aristotelica del mondo fisico una visione di impronta presocratica arricchita di temi plotiniani e di suggestioni provenienti dalla teologia dell'infinito di Cusano. Teofilo infatti non esita a questo punto nel fare un breve ed illuminante excursus storico, facendo l'elenco di tutte le dottrine dell'intelletto creatore che si sono avvicendate, ma chiarendo infine l'originalità e la specificità della nuova dottrina bruniana. Egli cita i pitagorici, Platone, Plotino, Ficino, le fonti ermetico-caldaiche ed anche le teorie di Anassagora attribuite erroneamente ad Empedocle. Sebbene quindi il lessico di Bruno sembri fortemente plotiniano, in realtà il suo intelletto universale è diverso dall'ipostasi plotiniana. In primo luogo perché in Plotino l'intelletto è superiore all'anima del mondo ed è separato dalla natura, è trascendente, anche se da lui discendono poi nella natura le forme che la natura conferisce alla materia, operando tuttavia ciecamente. In Bruno la nozione di intelletto forgiatore della materia ha una valenza immanentistica. Teofilo lo definisce quindi, per differenza con le altre teorie, artefice interno perché forma la materia e la figura da dentro. Aggiunge Teofilo, l'intelletto universale è l'intima più reale e propria facoltà e parte potenziale dell'anima del mondo. Questo è uno medesimo ed empie il tutto, illumina l'universo e indirizza la natura a produrre le sue specie come si conviene. E così ha, rispetto alla produzione di cose naturali, come il nostro intelletto alla congrua produzione di specie razionali. Egli ancora, dall'intrinseco della seminal materia, risalda l'ossa, stende le cartilagini, incava le arterie, inspira i pori, intesse le fibre, ramifica i nervi e con sì mirabile magistero dispone il tutto. Egli non è attaccato ad una sola parte della materia, ma opera continuamente, tutto in tutto. Per cui a questo punto si può fare un bilancio della teoria dell'intelletto. Dice Teofilo, ci sono tre sorti di intelletto, il divino che è tutto,
questo mondano che fa tutto, gli altri particolari che si fanno tutto. Qui egli espone anche uno dei motivi per i quali è necessario porre l'esistenza dell'intelletto artifice universale, perché bisogna, scrive Bruno, che tra gli estremi si ritrovi questo mezzo. Vale a dire, insomma, che occorre, per dare realtà ontologica vera alle cose, fornire continuità all'essere e non cadere in una separazione falsa tra gli estremi dell'essere. Vale a dire tra il vertice e il fondo, tra spirito e materia, come avviene nel neoplatonismo. Il continuismo ontologico immanentistico è dunque una delle cifre della filosofia di Bruno, anche se rimane sullo sfondo, l'abbiamo visto, la parallela separatezza ed inattingibilità della causa prima. Teofilo aggiunge che l'intelletto universale è vera causa efficiente, non tanto estrinseca come anche intrinseca, di tutte cose naturali. Esso fa dunque da un lato corpo unico con la natura, che produce, ma ne è distinto, poiché, scrive Bruno, l'essere suo non è come di cose generabili e corrottibili. L'intelletto è anche causa formale della natura, poiché esplica nella materia le relative forme che egli possiede a priori. Come, scrive Bruno, allo statuario non è possibile eseguire diverse statue senza aver precogitate diverse forme prima. Lo scopo stesso dell'intelletto efficiente è, dice Dixono, citando ancora Empedocle, la perfezione dell'universo, la quale è che in diverse parti della materia tutte le forme abbiano attuale esistenza, nel qual fine tanto si diletta e si compiace l'intelletto che mai si stanca suscitando tutte sorte di forme dalla materia. Bruno solleva quindi il tema del carattere, dati i postulati precedentemente espressi da Teofilo, e di causa e di principio, in quanto causa sia interna sia esterna dell'intelletto. La risposta di Teofilo utilizza una metafora che andrà poi a costituire uno dei capi di accusa nel processo che l'Inquisizione romana intenterà contro Bruno e che porteranno alla sua esecuzione come eretico nel rogo che verrà eretto in piazza Campo dei Fiori a Roma il 17 febbraio 1600. La metafora in questione è quella di origine aristotelica dell'anima come nocchiero della nave, che quindi viene mosso insieme alla nave, sebbene egli la governi e la muova. Così l'anima del mondo è sia causa efficiente sia principio dell'universo, in quanto principio fornisce vita all'universo, che è quindi da vedersi come un grande animale vivente, ed ogni ente naturale è ugualmente, secondo Bruno, vivo, poiché l'anima del mondo penetra ovunque, anche nelle parti più minute degli enti naturali, la qualcosa rende la filosofia di Bruno diversa dal materialismo antico e da quello della nascente scienza moderna. È qualificabile più precisamente come un immanentismo naturalistico. Si tratta tra l'altro della rimodulazione di temi antichi, poiché già Platone nel Timeo aveva introdotto un'anima del mondo, mentre di un pneuma cosmico parlavano anche gli stoici. Il platonismo medievale, ad esempio, quello della scuola di Chartres del XII secolo, aveva continuato questa linea di pensiero che si ritrova nel Rinascimento in Ficino e in Agrippa. Nel dialogo alle obiezioni che i suoi interlocutori gli pongono circa la possibilità che gli oggetti inanimati siano vitali, Teofilo risponde sia riaffermando la validità teorica di questa tesi, sia facendo esempi pratici legati a credenze animistiche medievali e ancora correnti nel Rinascimento, come la capacità delle gemme di influenzare le anime e alcune pratiche negromantiche che utilizzano ossa di morti. Questa tendenza universale alla vitalità viene qui denominata spirito, in quanto sinonimo di vita e anima. Va notato che anche Ficino aveva parlato dello spirito in quanto materia sottile che rende l'anima capace di modificare il corpo e l'ambiente. Ma continua Teofilo, facendosi cantore del naturalismo bruniano. Se dunque il spirito, l'anima, la vita si ritrova in tutte le cose e secondo certi gradi empie tutta la materia, viene certamente ad essere il vero atto e la vera forma di tutte le cose. L'anima dunque del mondo è il principio formale e costitutivo dell'universo e di ciò che in quello si contiene. Dico che se la vita si trova in tutte le cose, l'anima viene ad essere forma di tutte le cose. Quella per tutto è presidente alla materia e signore regge negli composti, effettua la composizione e consistenza delle parti.
Di seguito Teofilo aggiunge una necessaria dottrina complementare ad un vero e proprio naturalismo che non sia una copia dello spiritualismo neoplatonico, vale a dire che anche la materia è unica e persistente. Prima di approfondire questo tema, Teofilo fa notare che la sua dottrina della forma universale insita nella materia è maggiormente esplicativa, perché più generale, della teoria aristotelica sulla nascita e fine, generazione e corruzione, delle sostanze specifiche. Riprendendo temi empedoclei e lucreziani, illustrati con una citazione delle Metamorfosi di Ovidio, Bruno ricorda anche come la morte sia solo apparente e accidentale, poiché materia e forma sostanziale non muoiono. Per Bruno le forme, le sostanze e le essenze vanno quindi ricondotte alla forma prima, presente ma anche separata, sottolinea Bruno, nel composto individuale e che ha la forza e l'impulso generatore originario senza il quale la generazione stessa non si spiegherebbe. Anche la materia bruniana è diversa dalla materia prima aristotelica, o ile, che secondo Aristotele fa da sostrato a tutte le mutazioni sostanziali. Alla chiarificazione di questo e altri temi sono dedicati i dialoghi successivi. Il terzo dialogo si apre con una breve conversazione fra i due personaggi minori, il volenteroso Gervasio e il pedante Polimno. Qui Bruno fa dire a Gervasio, in senso antiumanistico e contro l'opinione del pedante, che aveva affermato che dalla cognizione delle lingue procede la cognizione di scienza qualsivoglia, che invece anche chi non sa di greco può ben capire Aristotele, mentre un uomo poco versato nelle lingue come Paracelso, il medico, mago e alchimista svizzero vissuto nella prima metà del Cinquecento, che Bruno loda più volte nelle sue opere, possa avere conoscenze mediche superiori a quelle di Galeno. Lo stesso Gervasio ripete però poi uno stereotipo umanistico, e cioè la critica alla idolatria, si esprime così, di cui era circondato Aristotele dagli appartenenti a quella che viene definita la sua setta, cioè i peripatetici. L'invettiva antiumanistica di Gervasio continua poi e prende di mira due studiosi importanti del XVI secolo che avevano criticato Aristotele e che qui Bruno tratta assai male, usando per loro l'epiteto per lui più solito per criticare i falsi sapienti, e cioè quello di asino. Si tratta del francese Pietro Ramo, che aveva tentato di costruire una nuova logica che si basasse sulle regole sintattiche dei linguaggi naturali, una strada che per Bruno è priva di senso. L'altro è l'italiano Francesco Patrizzi, di cui si citano le Discussioni peripatetiche, opera nella quale Patrizzi aveva criticato la fisica aristotelica per aver deformato a proprio vantaggio le dottrine dei presocratici. Qui Bruno rimprovera a Patrizzi un'inutile acribia storiografica, mentre la questione è secondo lui schiettamente filosofica. Bisogna però notare che lo stesso Bruno mostra in quest'opera di seguire una linea simile a quella di Patrizzi, poiché egli cita le dottrine fisiche dei presocratici come assai simili alle proprie e come fraintese e deformate da Aristotele. Viene in questo contesto invece presentato come giudiziosissimo Telesio, per aver combattuto Aristotele con le giuste armi. Interviene al fine Teofilo, che entra nel merito del problema centrale del dialogo, vale a dire la questione della materia. Egli dichiara di essere stato un tempo non lontano dalle dottrine materialiste di Democrito e degli Epicurei, che fanno della materia la sola sostanza delle cose. Teofilo attribuisce anche al filosofo ebreo dell'XI secolo, Avicebron, una teoria simile, e dice che anche i cirenaici, i cinici e gli stoici non sono distanti da tale posizione. Ma adesso Teofilo preferisce porre due generi di sostanza materiale, l'una che è forma e l'altra che è materia, perché è necessario che sia un atto sostanzialissimo nel quale è la potenza attiva di tutto ed ancora una potenza è un soggetto nel quale non sia minor potenza passiva di tutto. In quello è potestà di fare, in questo è potestà di essere fatto. Viene quindi completamente superata la concezione aristotelica della materia come pura potenzialità, cioè attitudine a ricevere le forme. Ma ad essa viene data anche l'attualità e la capacità di dare forma. Si potrebbe dire che da ricettacolo inerte
essa diventa un'energia inesauribile. Questa materia prima non è una materia sensibile ed è in sé informe, ma può assumere un'infinità di forme. Più che una causa, aveva detto Bruno nell'introduzione, è un principio, cioè è inerente alle cose. Sempre nell'introduzione aveva aggiunto che le sue caratteristiche erano state colte assai bene dall'eretico del XIII secolo, Davide di Dinan, che ne aveva fatto un attributo divino. Non essendo sensibile, la materia va colta non con gli organi di senso, ma con l'occhio della ragione. Questo sostrato materiale, che poi si vedrà più avanti, è soggetto ai contrari, ma non è contraria a nulla ed è la base delle trasformazioni, sembra far direttamente riferimento alle teorie di Telesio, per il quale caldo e freddo modellano il corpo materiale della Terra. Viene qui anche ripreso il rifiuto dell'annichilimento, cioè nulla si distrugge, che i fisici post-eleatici avevano ripreso da Parmenide e applicato al divenire naturale. Si fa anche notare che le sostanze aristoteliche non hanno questa qualità, che è invece posseduta dalla materia e dalla forma universale del naturalismo bruniano. La teoria scotista delle Aceitas, fa notare Teofilo, moltiplica le sostanze rendendo ogni individuo una quasi essenza e quindi complica invece che risolvere il problema. Aristotele intravide il problema della sostanza originaria, dice Teofilo, ma lo lasciò irrisolto. Sono dunque preferibili, dice Dixono, le teorie di Pitagora, Empedocle, vale a dire Anassagora, e del Nolano, e attribuisce ai pitagorici e a Timeo, cioè a Platone, la dottrina dell'esistenza di un datore di forme, cioè gli dice un'anima e principio formale che si fa e informa ogni cosa, chiamata dai medesimi fonte delle forme. È una materia della quale viene fatta e formata ogni cosa, chiamata da tutti ricetto delle forme. Questo principio materiale è costante ed eterno e le singole forme, dice Dixono, cessano dalla materia e nuovamente vengono nella materia, onde par realmente nessuna cosa essere costante, ferma, eterna e degna di avere estimazione di principio, eccetto che la materia, oltre che le forme non hanno l'essere senza la materia, in quella si generano e corrompono, dal seno di quella escono ed in quella si accolgono. Però la materia, la quale sempre rimane medesima e feconda, deve avere la principale prerogativa d'essere conosciuta sol principio sostanziale. E quello che è e che sempre rimane. E le forme tutte insieme non intenderle se non come disposizioni varie della materia. A questo punto vi è una breve ma interessante digressione su cosa sia la filosofia e se essa possa essere praticata in modo plurale. Teofilo sostiene appunto che vi sono diverse strade per giungere alla verità e non una sola, come sosteneva in modo, dice lui, plebeo Aristotele. Uno dei metodi principali della filosofia, egli lo chiama la divinazione, ovvero la capacità di decifrare la natura e le proprie esperienze, e da non confondere, sottolinea, con l'istinto tipico degli animali o l'ispirazione profetica o l'entusiasmo poetico. La riforma politica e sociale è anch'essa una sorta di via filosofica, la medicina anche, e soprattutto la riflessione razionale. Quanto ad Aristotele, dice Teofilo, di quanti filosofi sono, io non conosco più fondato sull'immaginazione e rimosso dalla natura che lui, ripetendo qui le tesi di Telesio. E seppur qualche volta dice cose eccellenti, e però sempre sono proposizioni tolte da altri filosofi. E qui sembra riecheggiare la tesi del tanto vituperato Patrizio. Si passa allora ad analizzare la materia in sé e anche qui si pone la questione di negarne la natura di pura potenzialità, come aveva affermato Aristotele, della sua materia prima. La confutazione è effettuata da Teofilo con una identificazione della materia con quell'essere che è tutte le possibilità e che era una delle definizioni principali che Cusano aveva dato di Dio. Rendendo immanente l'analisi logica cusaniana del possibile, Bruno attribuisce così le stesse caratteristiche alla materia. L'uomo è quel che può essere, ma non è tutto quel che può essere. La pietra non è tutto quello che può essere, poiché non è calci, non è vase, non è polve, non è erba. Quello che è tutto che può essere è uno, il quale nell'esser suo comprende ogni essere. Lui è tutto quel che è e può essere qualsivoglia altra cosa che è e può essere. Ogni altra cosa non è così. Essendo cioè tutto ciò che può essere, la materia è sia atto che potenza.
Coerentemente, Bruno applica all'unità materiale originale la dottrina di Cusano della complicazione o sintesi di tutte le cose, di cui l'universo fisico è la piena esplicazione. Per cui le tendenze semipanteistiche che affioravano nel neoplatonismo teistico di Cusano vengono da Bruno esplicitate senza esitazione e immanentizzate, dando luogo ad un grande affresco di naturalismo panteistico che il cardinale di Santa Romana Chiesa Cusano non poteva e non voleva realizzare, poiché fedele al dualismo ontologico cristiano tra Dio e le creature. Scrive Bruno: ogni potenza dunque atto che nel principio è come complicato, unito e uno, nelle altre cose è esplicato, disperso, moltiplicato. L'universo, che è il grande simulacro, la grande immagine e l'unigenita natura, è ancora esso tutto quel che può essere, per le medesime specie e membri principali e continenza di tutta la materia. Però non è altro che un'ombra del primo atto e prima potenza. Viene anche ripresa la nozione neoplatonica del male e dell'errore non come entità sostanziale, ma come assenza o incapacità al bene. Queste cose, scrive Bruno, non sono atto e potenza, ma sono difetto e impotenza, che si trovano nelle cose esplicate, perché non sono tutto quel che possono essere. Del supremo principio vengono poi dati degli attributi presi quasi di peso da Cusano, e grandezza massima e minima al contempo, tutto è uno, indivisibile e al di là di ogni eguaglianza. Lo stesso vale per la sua bontà e bellezza. Potenza di tutte le potenze, scrive Bruno, atto di tutti gli atti, vita di tutte le vite, anima di tutte le anime, essere di tutto l'essere. Queste caratteristiche del primo principio fanno sì, nota Dixono, che l'intelletto possa comprenderlo più per negazione che per affermazione, poiché la sua natura lo porta a definire delle identità, le quali si confondono se si pensa al primo principio, che è altissima luce e sì profondissimo abisso, scrive Bruno. Si affaccia qui anche quella teologia negativa e quel senso del limite umano rispetto alla verità suprema che sia Cusano che l'ermetismo suggerivano a Bruno e che alcuni interpreti fanno l'elemento centrale della sua filosofia, ma nel senso di un umanesimo del limite e della mondanità, mentre altri preferiscono considerare la filosofia bruniana soprattutto una sorta di mistica ermetica su base naturalistica, la stessa che pare essere esposta negli Eroici Furori. Questa seconda interpretazione appare confermata dalla successiva affermazione di Teofilo, che sottolinea come le sue tesi non siano contrarie alla vera religione, tanto che bisogna pensare che la materia, come diceva anche Plotino, è comune al mondo sensibile e al mondo intelligibile. Infine, dice significativamente Teofilo, non è difficile o grave di accettare al fine che il tutto, secondo la sostanza, è uno, come forse intese Parmenide, ignobilmente trattato da Aristotele. Questo eleatismo relativo di Bruno è da un lato assai simile a quello dei fisici post-eleatici, Empedocle, Anassagore e Democrito, ma ancor più coerente del loro, e oltre ad essere una potente e tipica visione del mondo, apre anche la strada ai grandi monismi successivi, quello di Spinoza o degli idealisti tedeschi dell'Ottocento. Il quarto dialogo si apre con un soliloquio di Polimnio che, giunto sul luogo della discussione prima degli altri, espone una serie di luoghi comuni sul disprezzo della materia. Giunto sul posto anche Gervasio, nel corso della loro conversazione il pedante aggiunge poi dei buffi stereotipi antifemminili ed equipara, seguendo Aristotele, la materia alla donna, poiché entrambe desiderano essere fecondate. Giunge infine Teofilo, che presenta l'argomento che verrà discusso in questo quarto dialogo, ovvero la materia intesa non come potenza formatrice, ma come entità, e gli dice come soggetto. Intanto viene ribadita la dottrina secondo la quale la materia delle sostanze corporee e incorporee è unica. Nell'introduzione questo tema era stato preannunciato come il risultato del perseguimento del principio metodologico naturalistico di Telesio, cioè conseguito studiando la natura iuxta propria principia e non seguendo le astrazioni intellettualistiche e deformanti aristoteliche. Ciò porta a distinguere il concetto di corpo da quello di materia.
il quale dunque si apre alla possibilità di comprendere in sé ogni aspetto del reale. Le entità incorporee sono quelle prive di dimensione ed estensione e la loro materia riceve la forma in modo atemporale, nel senso che in quelle la materia ha una volta, sempre ed insieme tutto quello che può avere ed è tutto quel che può essere, mentre gli enti corporali ricevono la forma nel tempo e progressivamente. Gli enti incorporei non ricevono poi qualità sensibili. La differenza tra i due tipi di entità non è dunque sostanziale, ma logica, nel senso che le entità incorporee sono contratte, cioè sintetizzano i propri caratteri senza doverli dispiegare nello spazio e nel tempo. Questa nozione di contrazione è ripresa da Cusano e vedremo che ha un ruolo importante anche nella distinzione che Bruno fa tra la materia vita ed i suoi prodotti, tra la materia vita intesa come forza originaria, come anima del mondo e gli individui. Ora che anche le sostanze sovrasensibili abbiano la loro materia e che tale materia è per sempre e in una sola volta tutto quel che può essere, l'aveva in effetti già sostenuto Plotino, che qui Bruno cita esplicitamente. Ma quello per cui Bruno si allontana da Plotino, e che è tratto peculiare della sua proposta teorica, è la tesi per cui non vi sono due materie, ma ve ne è una sola, che è soggetto comune dell'incorporeo come del corporeo. Ora, la materia in sé, come forza originaria, è contrazione pura, perché non ha alcuna forma o dimensione definita, ma le contiene tutte ed è quindi atto, non solo potenza. Quindi Plotino finisce con l'essere richiamato da Bruno come fonte di una concezione che è in realtà molto diversa, se non agli antipodi, rispetto alla sua dottrina della materia sensibile, che Plotino concepiva inerte, priva di potenza causale e incapace di generare alcunché. Mentre Bruno fa della materia una vita infinita e l'unità che tiene implicati tutti gli atti e tutte le forme. Bruno poi si richiama anche esplicitamente ad Averroè, il quale, contro Avicenna, aveva sostenuto che la spazialità è l'essenza della corporeità. Per cui la tesi averroista, per la quale l'estensione tridimensionale sarebbe la determinazione più fondamentale della materia, ciò che rende la materia suscettibile di assumere una molteplicità di forme specifiche, le quali a loro volta determinano l'assunzione di questa o quella dimensione determinata, permette di mostrare chiaramente che la materia non riceve le forme dall'esterno, ma le porta in grembo e anzi le esprime traendole dal suo seno. Bruno giunge quindi a inferire la sua tesi fondamentale, quella per cui la materia non è, dice Dixono, prope nihil, cioè quel quasi nulla, potenza pura, nuda, senza atto, senza virtù e perfezione. Al contrario, essa è forma in quanto possibilità assoluta di ogni forma. E nel suo essere potenza, essa è già attualità. È infatti, alla Cusano, attualità infinita implicita che è fonte di ogni attualità finita esplicata. Più avanti Bruno accenna al fatto che anche Agostino e alcuni filosofi scolastici, che egli chiama con termine gergale dell'epoca cucullati, ovvero frati vestiti con cappuccio, hanno intuito cose simili con le loro teorie delle forme come ragioni seminali o quella della incoazione, ovvero preformazione delle forme superiori nelle inferiori, sostenuta da Alberto Magno. Ma sono verità, fa dire Bruno a Dixono, già presenti nelle dottrine dei pitagorici di Anassagora, Democrito, dei sapienti babilonesi, ci si riferisce qui alle cosmogonie acquatiche babilonesi che influenzarono anche Talete, e della stessa Bibbia, anche se qui si tratta di una forzatura interpretativa fatta da Bruno per quasi tutte le tesi citate. L'esito è comunque quello di superare ogni residuo idealismo o spiritualismo dualista e di concepire il reale come unico e onnicomprensivo, senza alcuna distinzione tra materiale e immateriale. Si apre anche, di passata, una rivalutazione radicale contro il misoginismo peripatetico del principio femminile, che non ha, secondo Bruno, alcun motivo di desiderare voracemente e caoticamente alcuna forma particolare, dal momento che, al contrario di quanto sostiene Aristotele, la materia contiene tutte le forme innumerevoli perché tutte provengono da essa. Per cui, dice Dixono, la materia deve essere chiamata cosa divina e ottima genitrice e madre di cose naturali. D'altra parte, aggiunge Teofilo, la corruzione delle sostanze non avviene perché le forme abbandonino la materia, ma perché la materia rigetta la forma per prenderne un'altra.
Bisogna infine sottolineare come questa materia vita bruniana sia molto diversa dalla materia inerte, quantitativa e sottoposta a sole forze meccaniche, che la scienza moderna tenderà a vedere nella natura. La filosofia di Bruno ha quindi subito delle deformazioni in quella linea interpretativa assai diffusa che vi vede soprattutto un'anticipazione della scientificità moderna. Ma Bruno non è confinabile in un ruolo di mero precursore, poiché propone una visione del mondo originale che può anzi fare da stimolo e modello per quei tentativi di riforma della razionalità moderna, volti a valorizzare l'essere, la vita e la sua immanenza trascendenza, che sono presenti in molte esperienze filosofiche e culturali odierne. Il quinto e conclusivo dialogo è quello dell'Uno. Si apre con le memorabili parole, quasi profetiche, di Teofilo, improntate ad un eleatismo naturalistico venato di elementi teoretici tratti da Cusano. Il dialogo comincia proprio così. Afferma Teofilo: «È dunque l'universo uno, infinito, immobile. Una, dico, è la possibilità assoluta, uno l'atto, una la forma o anima, una la materia o corpo, una la cosa, uno l'ente, uno il massimo ed ottimo. È però infinibile e interminabile, e pertanto infinito e interminato, e per conseguenza immobile. Questo non si muove localmente perché non ha cosa fuori di sé ove si trasporte, atteso che sia il tutto. Non si genera perché non è altro essere che lui possa desiderare o aspettare, atteso che abbia tutto l'essere. Non si corrompe perché non è altra cosa in cui si cange, atteso che lui sia ogni cosa. Non può sminuire o crescere, atteso che è infinito, a cui nome non si può aggiungere, così è da cui non si può sottrarre, perciò che lo infinito non ha parti proporzionabili. Non è alterabile in altra disposizione, perché non ha esterno da cui patisca e per cui venga in qualche affezione, oltre che, per comprendere tutte le contrarietà di, nell'esser suo in unità e convenienza, non può essere soggetto di mutazione secondo qualità alcuna, né può aver contrario o diverso che lo alteri, perché in lui è ogni cosa concorde. Non è materia, perché non è figurato né figurabile, non è terminato né terminabile, non è forma, perché non informa né figura altro, atteso che è tutto, è massimo, è uno, è universo. Non è misurabile né misura, non si comprende perché non è maggior di sé, non si è compreso perché non è minor di sé, non si agguaglia perché non è altro e altro, ma uno e medesimo, non ha parte e parte. E perciò che non ha parte e parte non è composto. Questo è termine di sorta che non è termine, è talmente forma che non è forma, è talmente materia che non è materia, è talmente anima che non è anima, perché è il tutto indifferentemente, e però è uno, l'universo è uno. In questo certamente non è maggiore altezza che la lunghezza e profondità, onde per certa similitudine si chiama, ma non è, sfera. Nella sfera, medesima cosa è lunghezza che larghezza e profondo, perché hanno medesimo termine. Ma nell'universo, medesima cosa è la larghezza, lunghezza e profondo, perché medesimamente non hanno termine e sono infinite. Se non hanno mezzo, quadrante e altre misure, se non vi è misura, non vi è parte proporzionale, né assolutamente parte che differisca dal tutto. Perché, se vuoi dire parte dell'infinito, bisogna dirla infinito. Se è infinito, concorre in uno essere con il tutto, dunque l'universo è uno, infinito, impartibile. E se nell'infinito non si trova differenza, come di tutto è parte e come di altro è altro, certo l'infinito è uno. Dunque infinite ore non sono più che infiniti secoli, e infiniti palmi non sono di maggior numero che infinite parasanghe. Alla proporzione, similitudine, unione, identità dell'infinito, non più ti accosti con essere uomo che formica, una stella che un uomo, perché a quell'essere non più ti avvicini con essere sole, luna, che un uomo o una formica. E però nell'infinito queste cose sono indifferenti, e quello che dico di queste intendo di tutte le altre cose di sussistenza particolare. Per conseguenza è tutto quello che può essere.
Ed in lui, come dissi l'altro giorno, non è differente l'atto dalla potenza. Se dalla potenza non è differente l'atto, è necessario che in quello il punto, la linea, la superficie e il corpo non differiscano. Perché così quella linea è superficie, come la linea muovendosi può essere superficie. Così quella superficie è mossa ed è fatto corpo, come la superficie può muoversi e con il suo flusso può farsi corpo. È necessario dunque che il punto nell'infinito non differisca dal corpo. Il punto dunque, perché è in potenza ad essere corpo, non differisce dall'essere corpo, dove la potenza e l'atto è una medesima cosa. Dunque l'individuo non è differente dal divido, il semplicissimo dall'infinito, il centro dalla circonferenza, perché dunque l'infinito è tutto quello che può essere, è immobile, perché in lui tutto è indifferente e uno, e perché ha tutta la grandezza e perfezione che si possa oltre e oltre avere, è massimo ed ottimo immenso. Se il punto non differisce dal corpo, il centro dalla circonferenza, il finito dall'infinito, il massimo dal minimo, sicuramente possiamo affermare che l'universo è tutto centro, o che il centro dell'universo è per tutto, e che la circonferenza non è in parte alcuna. Come semplice e indivisibile può essere tutto, essere per tutto, essere in tutto. Ma mi direste, perché dunque le cose si cangiano? La materia particolare si forza ad altre forme? Vi rispondo che non è mutazione che cerca altro essere, ma altro modo di essere. E questa è la differenza tra l'universo e le cose dell'universo. Perché quello comprende tutto l'essere e tutti i modi di essere. Di queste ciascuna ha tutto l'essere, ma non tutti i modi di essere. E non può attualmente avere tutte le circostanze accidenti, perché molte forme sono incompossibili in medesimo soggetto, e per esserne contrarie o per appartenere a specie diverse, come non può essere medesimo supposito individuale sotto accidente di cavallo e uomo, sotto dimensione di una pianta o un animale. Però intendete tutto essere in tutto, ma non totalmente o omnimodamente in ciascuno. Però intendete come ogni cosa è una, ma non unimodamente. Profondamente considerando con gli filosofi naturali, lasciando i logici nelle loro fantasie, troviamo che tutto lo che fa differenza in numero è puro accidente, è pura figura, è pura complessione. Ogni produzione di qualsivoglia sorte che la sia è un'alterazione, rimanendo la sostanza sempre medesima, perché non è che una, uno ente divino immortale. Questo lo ha potuto intendere Pitagora, che non teme la morte ma aspetta la mutazione, cioè la metempsicosi. L'hanno potuto intendere tutti i filosofi chiamati volgarmente fisici, che niente dicono generarsi secondo sostanza né corrompersi, se non vogliamo nominare in questo modo l'alterazione. Questo ha inteso Salomone, che dice non essere cosa nuova sotto il sole, ma quel che è fu già prima. Avete dunque come tutte le cose sono nell'universo, e l'universo è in tutte le cose, noi in quello, quello in noi. E così tutto concorre in una perfetta unità. Perché questa unità è sola e stabile e sempre rimane. Questo uno è eterno. Ogni volto, ogni faccia, ogni altra cosa è vanità, è come nulla, anzi è nulla, tutto lo che è fuori di questo uno. Quelli filosofi hanno ritrovato la sua amica Sofia, li quali hanno ritrovato questa unità. Medesima cosa ha fatto è la Sofia, la verità, la unità. Hanno saputo tutti dire che vero, uno ed ente sono la medesima cosa, ma non tutti hanno inteso, perché altri hanno seguito il modo di parlare, ma non hanno compreso il modo di intendere di veri sapienti. Aristotele, tra gli altri, che non ritrovò l'uno, non ritrovò l'ente e non ritrovò il vero, perché non conobbe come uno lo ente. E come sofista ben secco, con maligne esplicazioni e con leggere persuasioni, pervertere le sentenze degli antichi e opporsi alla verità, non tanto forse per imbecillità di intelletto, quanto per forza di invidia e ambizione. Dopo questa lunga perorazione di Teofilo, Dixono chiosa facendo riferimento alla congruità di quanto finora affermato con le teorie cosmologiche dello stesso Teofilo, cioè di Bruno, che crede al moto della Terra e all'esistenza di infiniti mondi. Dixono cita poi Parmenide dicendo che il filosofo eleatico aveva già definito l'essere uno, infinito e immobile.
Ribadisce poi cosa siano gli individui in questo contesto teorico e gli dice: tutto quello che fa diversità di geni, di specie, differenze, proprietà, di tutto che consiste nella generazione, corruzione, alterazione e cambiamento non è ente, non è essere, ma condizione e circostanza di ente ed essere, il quale è uno infinito, immobile, soggetto, materia, vita, anima, vero, buono. Dixono cita infine anche Eraclito, che aveva affermato essere uno il logos del mondo, e cosa che sbagliando Aristotele gli rimproverava, che i contrari sono concordi nell'uno, vale a dire la teoria della coincidenza degli opposti, tanto cara sia a Cusano che a Bruno, e che invece Aristotele nella sua analisi del principio di non contraddizione contestava e metteva la berlina. Teofilo a questo punto fa un accenno alle dottrine non scritte di Platone, le quali ponevano due principi del reale e ne critica il dualismo. D'altra parte, nota Teofilo, conoscere significa ridurre le cose sparpagliate a pochi principi e la reductio ad unum viene presentata come la forma conoscitiva massima. Bruno sta qui insomma combattendo una battaglia che è una delle principali di tutta la storia della filosofia, quella tra monisti e pluralisti. La sua posizione è chiaramente favorevole al monismo, con pochissime concessioni al pluralismo, che invece sia Platone che Aristotele hanno effettivamente ammesso come necessario e complementare al monismo stesso. Platone dichiarando l'esistenza del non essere come diversità e Aristotele dichiarando la polivocità dell'essere. A questo punto Teofilo si lancia in una serie di riflessioni matematiche e geometriche corredate da alcune illustrazioni. Cita prima di tutto l'argomento già presentato da Cusano, egli infatti dice come divinamente notò il Cusano, inventor dei più bei segreti di geometria, l'argomento cioè per cui il minimo arco di circonferenza perde la curvatura e diventa simile a un segmento, cosa che similmente accade alla circonferenza intera se ne aumenta a dismisura il raggio. Fa poi notare Teofilo che ogni numero, egli dice, si riduce all'unità, la quale iterata con il finito pone il numero e con l'infinito nega il numero. Poi fa notare anche la proporzione costante che esiste tra triangoli e rettangoli, che anche all'infinito si mantiene, mentre un angolo piatto può essere visto contemporaneamente come il più ottuso e il più acuto. Riferendosi poi ai principi propri delle trasformazioni naturali, Teofilo rielabora, precisa ed unifica le tesi di Telesio, facendo notare che i due contrari sono d'altronde principio l'uno dell'altro, come sa l'osservatore prudente che, nel momento di massimo splendore di un uomo potente, intravede l'inizio della sua decadenza. La corruzione, dice Teofilo, è infatti generazione e viceversa, e amore e odio si richiamano vicendevolmente. Si sente qui anche l'eco di Empedocle, anche se non è direttamente citato. Poi, continua Teofilo, dai veleni si ricavano ottime medicine, così come, dal punto di vista morale, al superbissimo massimamente piacerumile, all'avaro il liberale. In conclusione, dice Teofilo, chi vuol sapere massimi segreti di natura, riguardi e contemple circa gli minimi e i massimi degli contrari e oppositi. Profonda magia è saper trarre il contrario dopo aver trovato il punto dell'unione. Il sommo bene, il sommo appetibile, la somma perfezione, la somma beatitudine consiste nell'unità che complica il tutto. Come tu, Polimnio, ti delettereste più nell'unità di una gemma tanto preziosa che controvalesse a tutto l'oro del mondo, che nella moltitudine di migliaia delle migliaia di tai soldi di quali ne hai uno in borsa. La chiusa finale del dialogo è affidata a Gervasio che dice: eccomi dotto, perché come chi non intende uno non intende nulla, così chi intende veramente uno intende tutto, e chi più si avvicina all'intelligenza dell'uno s'approssima più all'apprensione di tutto. Questa ontologia monistica e naturalistica, elaborata nella causa Principio et Uno, è alla base della maggior parte delle altre opere filosofiche di Bruno.